E ripeto, Nicola mi ha stupito perché solitamente nelle agenzie di comunicazione che conosco non vi è una grande sensibilità rispetto a tematiche legali. Invece Nicola ha trovato assolutamente terreno fertile per questi ragionamenti, tanto che assieme abbiamo costruito degli Evolve sul tema. Avvocato Manuela Soccol, eccomi qua. Perché un'agenzia, un'azienda che si occupa di digitale, di internet, di online, ha bisogno della sua esperienza? Beh, allora, innanzitutto mi piace raccontare che ho conosciuto Nicola Gallo nel periodo del Covid, in una Zoom online, credo grazie ad una fotografa amica comune con cui entrambi collaboriamo, e gli ho spiegato perché era importante che la privacy dovesse essere sorvegliata in un certo modo in un'agenzia di comunicazione. E francamente mi ha stupito molto Nicola, il quale ha subito capito effettivamente l'importanza di avere una persona esperta sul trattamento dei dati personali in un'agenzia di comunicazione. Perché nel momento in cui crei ad esempio dei siti internet o magari degli e-commerce e vuoi fare anche marketing o anche aggressivo, tratti dei dati personali. Certo. Tutti noi come consumatori lo sappiamo, no? E quindi sapere come trattare dei dati, ad esempio per fare marketing o per mandare una mail il giorno del nostro compleanno piuttosto che di un anniversario, è importante. E ripeto, Nicola mi ha stupito perché solitamente nelle agenzie di comunicazione che conosco non vi è una grande sensibilità rispetto a tematiche legali. Cioè il tema è sempre fare il sito, accontentare il cliente e sottovalutare questi temi. Invece Nicola ha trovato assolutamente terreno fertile per questi ragionamenti, tanto che assieme abbiamo costruito degli Evolve sul tema, che quindi abbiamo poi programmato e creato assieme. Quindi il cliente che si affida a Internet Image è blindato dal punto di vista della gestione dei dati personali del cliente, dei clienti. Assolutamente sì, anche perché tutti noi in qualità di consumatori vorremmo avere dall'altra parte qualcuno che tratti i dati come li tratta Internet Image per conto dei propri clienti, quindi sì. Bene, quindi una sicurezza, e quindi ci fa piacere dire che affidatevi a Internet Image per trattare i dati come vanno trattati e non incorrere sì. In eventuali problemi nel momento, perché va tutto sempre bene, ma nel momento in cui le cose si inceppano e qualcuno solleva il tema, se non sei in ordine con tutto quello che è la privacy, potrebbero esserci delle sanzioni importanti. Delle sanzioni. Infatti molto spesso gli imprenditori non capiscono cosa l'importanza rischiano. Perché dicono, vabbè, ma cosa volete che capiti a me? Perché deve capitare a me? E cosa, no? Può capitare di grave? Cos'è la cosa più grave che potrebbe capitare? Allora, in realtà ci sono sanzioni fino anche penali che riguardano il trattamento dei dati personali. E ci sono sanzioni fino a 10 milioni di euro, cioè ovviamente nascono per aziende molto strutturate, però anche aziende più piccole possono avere delle sanzioni importanti. Oltre, ricordiamo, un danno all'immagine di non secondo ordine, perché nel momento in cui abbiamo una sanzione del garante privacy che viene pubblicizzata, anche l'immagine di quell'azienda comunque ne ha un detrimento. Quindi sicuramente sorvegliare questi aspetti diventa anche, a mio avviso, un valore commerciale. Cioè un'agenzia come Internet Image può presentarsi sul mercato proponendo ai propri clienti delle soluzioni sicuramente interessanti dal punto di vista marketing e creativo, ma anche compliant rispetto al GDPR, e non sempre è facile trovare queste due cose assieme. Grazie mille, avvocato. Grazie a te, grazie. Sentire.